Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è: ultimamente Gianni Sperti ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui compare con una bella ragazza. Inizialmente i fan avevano pensato si trattasse di una nuova fiamma, ma in realtà era sua sorella. Gianni Sperti e il commento sulle corna che ha stupito i fan. Gianni Sperti è ormai da tempo un volto noto di Uomini e Donne, dove viene apprezzato dal pubblico per i suoi commenti. Fin da giovane ha studiato danza sognando un futuro in questo campo. Ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 1995 facendo parte del corpo di ballo di La Sai L'Ultima? V. In seguito ha danzato per Stelle sull'acqua, Il Grande Bluff e una nuova versione di La Sai L'Ultima? Nel 1996 ha raggiunto una posizione prestigiosa diventando primo ballerino di Buona Domenica, posizione mantenuta per altri 4 anni. In quel periodo è stato anche attore per Milonga, un film con Claudia Pandolfi e Giancarlo Giannini. Nel 1999 è stato ballerino per L'Ultimo Valzer. A un certo punto, però, complici alcuni eventi della sua vita privata, ha cambiato completamente ambito diventando opinionista. Nel famoso dating show di Maria De Filippi ha trovato il suo regno che divide con Tina Cipollari, di cui è anche amico, e Tini Cassino. Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto al riguardo, perché dopo il matrimonio con Paola Barale e il successivo divorzio, che furono oggetto di una grandissima attenzione mediatica, tiene molto alla sua privacy. Ama però tenere aggiornato il suo milione di followers su Instagram, dove ha postato un video. Ecco di cosa si tratta. L'opinionista come la dell'Ellis, Gianni Sperti, di recente, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un breve filmato in cui compare un animale, un bue con le corna molto lunghe che arranca un po' nella natura. Per questo l'ex ballerino ha scritto questo commento: bisogna saperle portare, riferito ovviamente all'animale. Il messaggio ricorda il celebre libro biografico di Giulia De Lellis che, in passato, ha partecipato a Uomini e Donne, dove ha avuto una storia con Andrea Damante. La loro relazione è terminata nel 2018 con accuse di tradimento da parte dell'influencer, che ha scritto appunto: le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. Questo è tutto per le notizie di oggi. Assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.